Ben ritrovati. Vorrei tornare sulla scuola. Sapete che nelle ultime ore ci sono state molte proteste in tutto il paese, anche a Bari, di ragazzi che ne hanno fin sopra i capelli di rimanere a casa a studiare. Sto parlando soprattutto dei giovani adolescenti, dei ragazzi, degli studenti delle superiori. Ebbene, finora, diciamoci la verità, non è stata una priorità. È sembrato più facile tenerli in casa proprio perché era la cosa più semplice, non essendoci trasporti a sufficienza. Non era infatti la questione delle aule, era soprattutto gli assembramenti che si potevano fare dentro e fuori gli autobus, dentro e fuori le scuole. Ebbene, non possiamo tirare troppo la corda. È molto probabile che andremo al 50% secondo quello che dice il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, ma è anche possibile che continueremo con la didattica a distanza. Allora, non siamo gli unici in Europa, diciamoci la verità. Sono quasi tutte chiuse le scuole in tutta l'Europa, tranne che in Francia e in Spagna, ma è molto probabile che alla fine del mese decidano anche loro di nuovo per la chiusura. È la cosa più semplice da fare, ma è anche la cosa più terribile per per i nostri ragazzi, per questa generazione che usa volentieri il video, ma che non ce la fa più a usare solo il video e uscire magari solo per fare una passeggiata. La scuola non è solo studio, la scuola è anche socievolezza, società, imparare a essere cittadini. Insomma, cosa si può fare perché divenga una priorità? Le cose sono semplici, perché o invertiamo il programma di vaccinazioni, cioè lasciando che gli insegnanti vengano vaccinati prima di tutti gli altri, è previsto che lo siano alla fine di febbraio, potremmo anticipare di un mese, eliminando diciamo il calendario che è stato fatto, che parte dai più anziani fino poi ad arrivare ai più giovani, e la pubblica amministrazione prevede appunto il calendario a febbraio. Quindi o vacciniamo gli insegnanti e i giovani immediatamente, oppure facciamo che arrivino senza assembramenti nelle aule. Quella proposta di cui già sapete, perché ve ne ho parlato, dei monopattini elettrici che sono stati richiesti da alcune scuole, da 4 scuole nello specifico, una convenzione che permette ai ragazzi appunto di evitare l'autobus. Non so quale strada si prenderà, è probabile che non si prenderà nessuna di queste due, tuttavia va sottolineato che veramente abbiamo tirato troppo la corda con i nostri giovani. Stiamo cercando di costruire il cittadino di domani. Un anno di isolamento può avere può provocare dei disturbi di non poco conto. Pensiamoci, riflettiamoci. Vi ringrazio e ci vediamo lunedì.